Ciao Glitters e bentornati sul canale. Oggi il secondo episodio della nostra serie su Miraculous. Ci avete lasciato tantissimi bellissimi commenti sotto alla prima puntata. Vi ringraziamo appunto tutti per le vostre meravigliose idee. Purtroppo potevamo sceglierne solo una e abbiamo selezionato questa di LillaRuby04. Grazie mille per il tuo commento, grazie ancora a tutti voi per aver commentato. Ma ovviamente la storia non finirà lì, quindi vediamo subito come va a finire. Bunny, sei sicura che il brucaliffo si trovi qui? Accidenti, è molto tetro come posto. Già, non convince per niente nemmeno me. Ma non preoccuparti, insettina, ci sono io a proteggerti. Oh, grazie, Sanuar, ma sa difendermi da sola. Allora, dove dobbiamo cercare? Ecco, il brucaliffo dovrebbe trovarsi sotto un funghetto magico. Oh, sopra. Oh, mi pare sopra. Sì, sopra un funghetto magico. Un funghetto magico, ma qui. Non so se l'hai notato, ma è pieno di funghi. Dunque, il funghetto che cerchiamo noi dovrebbe essere tutto colorato. Ah, ottimo, ottimo indizio. Va bene, allora dai, cerchiamo questo fungo magico. Sì, tu sei decisamente un fungo particolare. Ladybug, Bunny, forza, mi sa che ho trovato il fungo. Ah, ma dove sono finite? Ladybug. Ah, ma cosa abbiamo qui? Tu? E tu chi sei? No, caro, qui le domande le faccio io. Quindi, chi sei tu? Io sono Chat Noir. No, non sei tu. Ti rifaccio la domanda. Chi sei tu? Vuoi sapere la mia vera identità? Giammai, non te lo dirò. Non importa, lo so già. Adrian. Cosa? Come fai a sapere il mio nome? Ma io so tutto. Sai, nella versione originale della storia era un insulso bruchetto, ma Cuore d'Inchiostro ha fatto sì che lo stregatto e il brucaliffo diventassero un'unica entità. Oh, quindi tu sei uno stregaliffo? No. Oh, un brucagatto. No, sono semplicemente la strega del Paese delle Meraviglie, la più potente di questo paese. Ma non è Alice. Alice, quella povera insulsa bambina. No, mio caro, mi dispiace. La più potente ce l'hai davanti. Beh, quindi sei buona o cattiva? Oh, buona, cattiva, che noia. Dimmi, cosa desideri più di ogni altra cosa? Andare a casa e sistemare tutto. Mi stai mentendo ancora, gattino. Non è questo il tuo desiderio più grande. Dimmi, cosa desidera il cuore di Adrian? Ami Ladybug, non è vero? Sì, in realtà sì. Beh, ma io posso aiutarti. davvero? Posso darti una pozione d'amore? No, 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 grazie, ma no. Lo sapevo che il tuo cuore era noiosamente puro. Ma vabbè, poco male, tanto lei ti ama già. Cosa? Mi ama? Oh, ma certo. Ma non voglio dirti troppo. no, adesso parla. No, 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 no. Dovete salvare questo paese, giusto? Così che io possa diventare la più potente del mondo. Ma se sei la più potente, perché non sconfiggi tu, Alice? Vedi, non mi è permesso avvicinarmi. Ha creato un incantesimo di protezione. Mi servirai tu. L'unico modo per liberare questo paese è far tornare Alice bambina. E quindi ricostruire tutto, farla crescere lontano da qui e che poi ritorni buona, bla 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 bla. Giusto, brucagatto. Il tuo piano non fa una piega. Non sono un brucagatto. Dobbiamo far tornare Alice bambina, riportarla con noi, così un giorno tornerà nel Paese delle Meraviglie come un'Alice normale. Esatto. E Lizzy? Oh, beh, Lizzy continuerà ad aiutare gli animali. E tu? Io potrei diventare la nuova regina di cuori. Beh, poco male. Tanto
So perfettamente che Alice anche tra 20 anni la sconfiggerà. Nessuna pozione in particolare, dovrei solo mangiare un po' di quel funghetto magico. Tornerai normale e potrai sconfiggere Alice. Dopodiché, una volta sconfitta, falle mangiare il fungo e lei tornerà bambina. Oh, d'accordo. Oh, e nel fungo ho messo anche qualcosina per accelerare il rapporto tra te e la tua amata Ladybug. Che cosa ha detto? No, vabbè. Adoro i funghi. Oh, che bella, sono tornato normale. Shanoar, finalmente... che ci fai così grande? Ecco, mangia quel fungo, poi ti spiego. Evviva, siamo tornati normali. Già. Oh, non trovo più la piccola Bunny. Beh, ma non c'è più tempo, forza, dobbiamo andare da Alice. Sì, ma il brucaliffo? Non preoccuparti, ci ho già parlato io. Tu? Non mi fido delle tue trattative. Non preoccuparti, Ladybug, tranquilla, ho risolto tutto. Praticamente dobbiamo far mangiare un pezzettino di questo fungo ad Alice e lei ritornerà bambina. Dovremo portarla nel nostro mondo e poi, quando diventerà grande, ritornerà qui e la storia sarà come prima. Sì, in effetti sembra un buon piano. D'accordo, forza. Ma da che parte? Questo è un bel problema. Fermi tutti! Una carta? Sono la guardia di Alice. Ho l'ordine di portarvi subito al castello. E vi conviene non opporre resistenza. Potrebbe essere una via diretta al castello di Alice. Sì, infatti, ottima idea. Oh no, ci arrendiamo. Abbiamo troppa paura di una carta da gioco. Perfetto, ottimo. Forza, seguitemi. Venite con me. Andiamo. Mia regina, eccovi i prigionieri. Forza, andate. Piano, non spingere. E così voi sareste l'insettina e il gattino che stanno creando scompiglio nel mio paese delle meraviglie. Salve, grande regina Alice. Vede, questo non è il suo paese delle meraviglie. Lei non dovrebbe essere regina. Ah no, e questo chi lo dice? Lo dice la vera storia. Ma ecco, non si preoccupi perché abbiamo un rimedio. Forza, Shanoar. Shanoar, dalle il fungo. Ma... è bellissima, regina Alice. Lei è la creatura più bella che io abbia mai visto. Che cosa? Shanoar, torna in te, non è il momento di fare questi scherzi. Oh, ma che bravo gattino. Ma... ehi! Oh no, deve essere un incantesimo. Oh Alice, io penso di amarti. Regneremo insieme tutto il paese delle meraviglie e tu sarai il mio re. Non è possibile, non ci credo. Potrebbe trattarsi di un colpo di fulmine, ma mi sembra molto strano. Poi lui ha sempre detto di amare me. Io non so perché questa cosa mi fa soffrire così tanto. Ladybug, Ladybug! Bunny, finalmente ti ho trovata! Ho una notizia da darti. Purtroppo Shanoar ha trovato lo stregatto prima di noi. Lo stregatto non era il brucaliffo. Ah, in questo paese delle meraviglie lo stregatto e il brucaliffo sono la stessa persona, ma è stato ingannato. Il brucaliffo non vuole che Alice se ne vada. Vuole che voi restiate qui. Vuole i vostri Miraculous. Oh no, ecco perché Alice è tutta avvinghiata a Shanoar. Sta cercando di prendere il suo anello. Esatto. Almeno la seconda parte del suo piano era vera. Oh, in realtà sì. Se davvero riuscissi a farle mangiare il fungo, lei tornerebbe bambina. Potresti attraversare il suo specchio e portarla con voi nel vostro mondo. Ladybug, ti aiuterò io. Sono piccola e scaltra. Non mi vedrà. D'accordo, ma mi raccomando, sta attenta alle guardie. Io cercherò di far tornare Shanoar in sé. Sai, gattino, stavo pensando che per ufficializzare il nostro fidanzamento non dovresti regalarmi, ecco, un anello? Oh, ma certo, mia cara. È che al momento non vedo gioiellerie qui. Oh, ma tranquillo, mi accontento anche di un qualcosa di puramente simbolico. Per esempio, quello che porti tu mi farebbe tanto, tanto felice averlo. Shanoar, aspetta! Shanoar, non darle retta, tu non la ami. E tu che cosa ne sai dei miei sentimenti? Lo so, perché tante volte hai detto di essere innamorato di me. Già, ma tu non mi ami, quindi non puoi farlo, non in questo modo. Oh, ma che hai, Ladybug?
Ho finalmente trovato una persona che ricambia i miei sentimenti e che non mi tratta da semplice amico. Vuoi darmi il bacio del vero amore per spezzare questo incantesimo che credi mi sia stato fatto? Potrebbe essere d'aiuto. No, non lo voglio, il bacio di un'amica. Ecco il tuo anello. No, Shanoar, non farlo! Ladybug, ho recuperato lo specchio. Fa guardare Shanoar dentro e io penserò a dare il fungo ad Alice. Shanoar, ti prego, un'ultima cosa. Che cosa vuoi, Ladybug? Non costringermi a combattere con te. Vuoi combattere con me? Beh, certo, tu stai intracciando il mio vero amore. E poi diventerò il re del Paese delle Meraviglie. Ma a te queste cose non sono mai interessate. Guarda, cosa devo guardare? Potremmo stare insieme, salvare Parigi ancora tantissime volte. Basta così, non aspetterò oltre il mio fidanzamento. Ecco, vedi Alice, devo confessarti. Dimmi, gattino. Che le bionde non mi piacciono. Cosa? Già. E poi, no, mi dispiace ma non sei il mio tipo. Forza, Bunny, adesso! Sai Alice, noi conigli del Paese delle Meraviglie saltiamo molto bene. Oh, è l'ora della pappa. Ma che cosa mi hai dato? Che cos'è questa roba? Oh, è un ottimo fungo locale. Oh, aiuto, mi gira la testa, mi sento così strano. Ma dove sono? Cos'è questo posto? Oh, Alice, sei tornata bambina. Ora dobbiamo portarti nel nostro mondo. Ma tu chi sei? Tranquilla, sono una tua amica. Ladybug, il portale dello specchio si è aperto. Dovete andare adesso. Grazie infinite per tutto il tuo aiuto, Bunny. E salutami anche Lizzie e Madeline. Ma sì, sicuro. Venite a trovarci quando volete. E tu, piccola Alice, so che verrai. Verrò io a prenderti. Oh sì, in effetti è proprio così che va la storia. Perfetto, forza, andate. Shanoar, forza, dobbiamo andare. Volevo ringraziarti. Magari ringraziamenti dopo. No, davvero. Grazie per essermi stata vicina anche dopo averti trattata in quel modo. Ma tranquillo, gattino. Dopotutto, siamo una squadra, no? Esatto, Ladybug. Andiamo. Che bello, Shanoar. Siamo tornati a casa. Sì, ma dov'è il cuore d'inchiostro? Oh, piccoli amici, godetevi il momento finché dura. Avete distrutto solo uno dei miei libri. È vero, guarda Shanoar, mancano delle pagine su di lui. Riuscirete a superare la prossima storia? Oh no, Shanoar, ho di nuovo sonno. Anch'io, come l'ultima volta. Bene, signori di Gritter, questa volta sarete voi a decidere in quale storia Ladybug e Shanoar capiteranno. Allora vi do due opzioni. Li mando nella storia della Bella e la Bestia o nella storia di Frozen, il Regno di Ghiaccio. E questa volta, per ottenere il loro miracolo, ho pensato a un piccolo incentivo. Uno di loro due non si ricorderà dell'altro. In attesa delle vostre risposte. Bene ragazzi, l'episodio finisce qui, ma non la nostra storia. Perché come avrete capito, Ladybug e Shanoar non riusciranno a sconfiggere Cuore d'Inchiostro finché non avranno risolto con un lieto fine tutte le sue storie. Rispondete, mi raccomando, alla domanda di Cuore d'Inchiostro. Dove finiranno Ladybug e Shanoar la prossima volta? Nel Regno della Bella e la Bestia o Rose nel Regno di Ghiaccio? Mi raccomando, scrivete qui sotto nei commenti e ovviamente la storia più votata sarà la prossima. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e non perdete tutte le altre storie dedicate ai vostri giochi preferiti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!